Benfica-Roma è la partita di questa mattina del gruppo A per decidere le gerarchie del primo girone. Ci prova subito con un tentativo dalla distanza la Roma, ci prova con Guglielmelli, sicuramente uno dei giocatori migliori della squadra allenata da Pietro Donadio, poi arriva il sinistro di Filippo Reale che col mancino ha già dimostrato di saperci fare come, pallone lato a lato, largo non di molto però, ancora Reale, se ne va sulla sinistra, il pallone dentro per Mantovani che cerca la gran conclusione di destro al volo, bravo e coraggioso il giovane Edoardo Mantovani che però calcia alto sopra la traversa, l'azione però è bellissima da parte di Guglielmelli con Reale che mette dentro per Ragone che prende in controtempo portiere e difensore del Benfica e fa 1-0 all'undicesimo minuto, la Roma passa avanti con il gol di Diego Ragone. Eccolo qui il replay con Miguel Vieira, uno dei migliori portieri di questo torneo, che non può nulla sul bel tocco sotto porta da parte di Ragone. Poi ci prova dalla distanza Olivio Leonardo nel finale del primo tempo con il Benfica che cerca il pareggio. Ma finisce 1-0 con la Roma avanti la prima frazione di gioco, si apre invece la seconda con la reazione immediata da parte del Benfica, il colpo di testa vincente è di Gonzalo Moreira ed è un bellissimo gol, sarà ancora più bello però il secondo del talentuoso numero 10, eccolo qui la girata di testa all'angolino, nulla può De Franceschi, 1-1, poi Gonzalo Oliveira calcia forte e teso, non trattiene De Franceschi, arriva per il tap-in Leandro Martins al settimo minuto del secondo tempo, porta avanti il Benfica con questo tocco sotto di sinistro, eccolo il gol del 3-1, se ne va così Gonzalo Moreira, poi calcia forte e teso sotto la traversa, nulla da fare per De Franceschi, esultanza da grande per Gonzalo Moreira ed è 3-1 per il Benfica con un gol bellissimo a mio avviso da parte di Gonzalo Moreira. Nel finale la Roma prova a riaprirla questa partita in qualche modo con Cioffredi dentro per Guglielmelli, l'altruismo del numero 16 dentro per Almaviva che non può sbagliare, è 3-2 però, vince il Benfica che dunque è primo nel girone A, seconda la Roma.